Ben trovati. Certamente fruire, godere dell'opera d'arte dal vero, entrare in un museo e immergersi nell'atmosfera del museo o di una pinacoteca è un'altra cosa. Le nostre chiacchierate non possono certamente compensare il piacere della fruizione dal vero, ma per ora non possiamo fare altrimenti. E continuiamo i nostri discorsi sul futurismo, sul secondo futurismo in modo particolare oggi, e sugli autori che abbiamo nella Pinacoteca Civica Marco Moretti e che fanno parte appunto del secondo futurismo. Secondo futurismo che ha avuto molte varianti locali, che però hanno saputo conciliare il cosmopolitismo del movimento con il nazionalismo, le diciamo culture locali con la cultura cosmopolita. Vediamo in modo particolare, per iniziare, Sante Monachesi, di cui vi ho parlato in una trasmissione precedente, ma questa volta lo vedremo inserito nel gruppo futurista maceratese. Il 26 giugno del 1922, al Convitto Nazionale di Macerate, grazie a Ivo Pannaggi, allora appena 22enne, vengono esposte le opere di Balla, Boccione, De Pero, Marasco, Paladini, Prampolini, Sironi, Pannaggi. È il primo contatto diretto di Macerata e della provincia con il futurismo. Questa è una fotografia dell'apertura di quella mostra, una fotografia concessa dalla Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti di Macerata, dove appunto vediamo l'inaugurazione di questa mostra del 22. Ecco, con Ivo Pannaggi, e questa è un'opera di Pannaggi, che a breve si trasferirà prima in Germania e poi in Norvegia, ci sono Sante Monachesi, Mario Monachesi, Bruno Tano, Bravi, Ermete e Mario Buldorini, Ferdinando Paolo Angeletti, Giovanni Sabalic. Sono i futuristi animatori della scena artistica marchigiana promosse sul campo da Marinetti. Ecco, in questa fotografia vediamo parte del gruppo maceratesi. Il gruppo si allarga con i fratelli Alberto e Umberto Peschi, Amorino Tombesi e il giovanissimo Vladimiro Tulli. Qui da sinistra vediamo Tano, Bravi, Buldorini, Monachesi il più alto di tutti, Massetani e Tombesi. Questa è un'opera di Tullio Crali, è una veduta aerea della Torre Eiffel di Parigi. Nel 1943 a Macerata anche Tullio Crali cerca di avviare un certo tipo di discorso e di ricerca con i futuristi maceratesi, con i futuristi locali, tanto che nel 1945, nonostante gli sforzi, il gruppo futurista marchigiano Umberto Boccioni è ormai sull'orlo della rovina. Questa è un'opera di Sante Monachesi, è il ritratto di Marinetti. Personaggio di spicco del gruppo futurista marchigiano Umberto Boccioni è certamente Sante Monachesi, ero scultore che nel 1937 partecipa all'Esposizione Universale di Parigi, poi alle mostre di New York, e da quel momento non ci sono esposizioni, mostre o rassegne di rango alle quali non partecipa. Da Roma, questa è un'altra opera di Monachesi, è un aereo pittura. Da Roma Monachesi negli anni del dopoguerra si trasferisce a Parigi. A Parigi prende a dipingere vedute, nature morte, paesaggi, influenzato dall'impressionismo e dalla pittura dei Fauve. Ecco una veduta di Parigi, di Monachesi, una natura morta.
E questa è un'altra veduta di Parigi, il lungo Senna. E queste sono delle sculture aeree fatte con la gomma piuma piegata, cartocciata. Queste sono è un'altra opera di Monachesi, che per il resto della sua vita continua a sperimentare l'uso di materiali diversi. Abbiamo visto la gomma piuma, e dopo l'esperienza futurista proietta la sua ricerca nell'elaborazione di una poetica figurativa attraverso larghi piani cromatici e sintetiche profilature, come vediamo qui. Questa invece è l'opera di Sante Monachesi che abbiamo nella nostra pinacoteca, Cinque Ponti di Parigi. È un aereo pittura. Questa è l'opera appunto che abbiamo in pinacoteca, è legata al periodo parigino, quindi dipinta prima degli anni 60, anno in cui il 1960 prende la docenza Monachesi all'Accademia di Belle Arti di Roma, dove muore a Roma nel 1991. Monachesi e Peschi, futuristi del gruppo futurista marchigiano Umberto Boccioni, vanno a Roma negli anni 30. Mentre Monachesi si ferma nella capitale, Peschi torna a Macerata, dove Vladimiro Tulli, giovanissimo, aveva iniziato il suo percorso di pittore futurista. Questa è un'immagine, una fotografia di Umberto Peschi ormai in piena maturità. Umberto Peschi nasce a Macerata nel 1912 e muore sempre a Macerata nel 1992. Si dedica alla scultura in legno, sensibile alla lezione di Medardo Rosso e Arturo Martini. Dal 1950 approda all'astrattismo, che si concretizza in una incessante ricerca di forme che lo accompagna fino agli ultimi anni della sua vita. Ecco, questa è una scultura in legno sempre di Peschi. Dopo l'esperienza delle aeroplastiche e i bassorilievi polimaterici degli anni 30, dopo i lavori di aeroscultura, l'espressività di Peschi si rinnova totalmente. Per un breve periodo dopo la guerra torna a soluzioni plastiche classiche, ma poi abbandona ogni stanza figurativa per l'astrattismo. Ecco un'altra scultura di Peschi, sempre realizzata in legno. Le sue sculture sono eleganti, equilibrate, dinamiche, e famose le opere che si connotano sotto il segno distintivo della poetica del tarlo o il percorso del tarlo. Questa è un esempio di questa poetica del tarlo. Il lavoro condotto da Peschi viene condotto appunto attraverso la sottrazione di materia, quasi ad imitazione di quanto avviene in natura ad opera proprio dei tarli. E per dirla con le sue parole, ricrea nuova realtà naturale nata dalla macerazione della materia. Ecco un'altra scultura in legno che fa parte appunto della serie La poetica del tarlo. E questa è una stanza della Pinacoteca Moretti, quella dedicata alle sculture, dove vediamo al centro è questa la scultura di Peschi che abbiamo nel museo. Le variazioni di movimento, gioco di piani e di vuoti, che in una scultura spesso hanno più valori dei pieni, conducono ad una sintesi esemplare che l'artista ottiene così dal legno, sua materia prediletta. Queste sono opere piene di spazi, di aria, di luce, di dinamismo, di una singolare fusione di libertà e di rigore. Eccola, questa è la nostra scultura. Umberto Peschi è riconosciuto come uno dei più importanti scultori del secondo futurismo italiano, e oltre che scultore è certamente un antesignano del design. Questa è sempre la nostra scultura di Peschi, Poetica del Tarlo, è un particolare,
E questo è ancora un particolare, una foto scattata da una ragazza, una studentessa del liceo classico che ha fatto in Pinacoteca, ha svolto qualche tempo fa l'alternanza scuola-lavoro. Con la mostra Omaggio a Vladimiro Tulli, realizzata in Pinacoteca nel 2014, abbiamo presentato in modo molto succinto testimonianze significative per spiegare il percorso creativo di Tulli, che nella sua lunga carriera ha realizzato dipinti su tela, aerosculture, affreschi, murales, plastiche murali, ceramiche, graffiti, collage, opere create con spontaneità e fantasia, con ricerca di forme libere, lasciando scorrere il proprio impulso creativo. Questa è la copertina del catalogo della mostra del 2014, realizzata appunto in Pinacoteca, e questa è un'opera, una natura morta rarissima, natura morta con uva e fichi del 1946, che appunto abbiamo esposto in Pinacoteca nel 2014. Questa è una fotografia che ritrae Tulli nel suo atelier. Tulli nasce nel 1922 a Macerata e vi muore nel 2003. Inizia la sua attività nel 1938 con il maestro Bruno Tano, che continua poi con Enrico Prampolini e Osvaldo Licini. Quest'opera di Vladimiro Tulli è del 38. In quest'anno conosce Filippo Tommaso Marinetti e da questa data fino al 43 Tulli fa parte del gruppo futurista marchigiano Umberto Boccioni a Macerata. Alla fine della guerra iniziano ad emergere nelle sue opere elementi di matrice surreale ed astratta. Astrazione fatta di libertà espressiva e felicità di invenzione cromatica, accompagnata da un forte e stimolante interesse materico. Dagli anni 70 la nuova stagione si definisce in tutta la sua ricchezza di libertà, mettendo in gioco l'esperienza fatta in Italia e all'estero. Alla fine degli anni 80 l'avventura americana accende nuove energie in Vladimiro Tulli, fortifica ed accentua il suo astrattismo suggestivo. Vediamo, ecco, questa è un'opera di Vladimiro Tulli che abbiamo in Pinacoteca. E questa è un'altra opera di Tulli che abbiamo sempre in Pinacoteca. A Vladimiro Tulli, esponente del secondo futurismo, Ungaretti nel 61 dedica una lunga poesia dove lo elogia, e cito un breve passo, lo elogia per la fantasia di continuo nuova, per la spontaneità stupenda del colore, per l'invenzione non mai stanca delle libere forme. Voglio chiudere con questa immagine che rappresenta l'ingresso della Pinacoteca Civica Marco Moretti per propiziare la sua apertura al pubblico, ricordando che il nostro museo ha tante opere esposte, ma anche conservate nel deposito, che a turno vengono poi portate alla visione del pubblico, ma anche un percorso creato ad hoc per i non vedenti e per le persone sorde, perché il museo è di tutti e per tutti. Bene, con questo abbiamo concluso anche questa nostra chiacchierata, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.